Noi siamo andati a abitare a Cugiono perché mio padre è stato trasferito a Cugiono, alla banca, alla Casa di Risparmio, e noi ci siamo trasferiti tutti là. Poi io penso mio fratello che mi abbia fatto avvicinare Don Giuseppe e andare a queste riunioni in casa del Don Giuseppe alla sera, dove questo ci srozzava, ci diceva un po' le cose come stavano, e noi cominciavamo appena appena a capire le cose come stavano. In che periodo? Questo è stato nel 1943, perché è successo, vede com'è pasticciata la storia. Quando c'è stato lo sciopero del marzo 1943, noi siamo andati a fare delle scritte con mio fratello, io e mio fratello. Che riporta qua? Lo riporta lì, lo dice, cosa sì, dice? Sì. Dice che apparivano una serie di scritte sui muri di Cugiono, cassa, sì. Loro becchetto, con abbasso il duce, viva la pace. E poi mi ricordo che ho imparato il termine, grassatore, non sapevo che esistesse, ma l'avevo scritto contro il segretario politico della Grassatore. Che avevamo scritto sul muro di cinta della nostra casa all'esterno, e io e mio fratello questo. Ecco, per cui già qualcosa avevamo capito, insomma, si andavamo a fare. Che anno era? Nel marzo 43, i primi scioperi del marzo 43. Era più anziano, direi, aveva qualche anno in più. Sì, sì, mio fratello è del 23, io sono del 26. E, per cui questo la sera ci si trovava in casa, qualche sera, non tutte le sere, ma spesso, dove appunto lui ci richiedeva le cose. Poi è arrivato l'8 settembre. Dopo l'8 settembre, noi eravamo ancora a Giasca, hanno cominciato a arrivare su tutti i ragazzi remitenti, o gente che scappava, gente che arrivava di passaggio da noi a Giasca, ma per caso, che capitavano di lì per andare in montagna, eccetera. Per cui in casa nostra si era fatto un punto di riferimento. Poi hanno cominciato ad arrivare i prigionieri alleati, che dove erano non lo so bene, ma credo che verso Gallarate. Perché? Non so perché attraversavano il Ticino e finivano sempre dai parenti del Berra, che avevo un fratello che aveva una fattoria lì vicino. Invece con Don Giuseppe si discuteva, insomma, anche e politicamente, in un certo senso anche filosoficamente. E allora con Don Giuseppe ha cominciato ad avere un rapporto dove ogni tanto mi diceva vai a fare questo, vai a fare quest'altro, eccetera. E andavo spesso a Milano la prendevo a Milano, però questo non mi ricordo chi me la dava, e mi davano l'Unità e il ribelle che era dei cattolici di Brescia, questo lo so che veniva da Brescia o da Bergamo, che l'Unità penso la stampassero a Milano, perché me la davano lì, e lì a Milano io andavo a portarla. Per copie clandestine, ne prendeva una copia? Parecchie copie, andavo a distribuirle. Siamo andata nel febbraio del 44, siamo andati con Don Giuseppe su al Cavallone e siamo rimasti lì una notte a dormire. E io ho sentito dei discorsi di questo tipo, perché non si dormiva, perché faceva un freddo troppo, non era possibile. E c'era già la struttura che c'è adesso? No, è stata buttata giù. Ah già, è vero, distrutta. Sì, l'albergo è stato abbattuto. Madonna. Io però ho già andata. Vedi che le cose non mi tornano. Perché mi è successo questo fatto, sono arrivata al Cavallone, c'è un tale che fosse questo, che mi dice: tu sei passata a Legnano con un fucile mitragliatore sulla bicicletta. E io quando ho visto ho detto che sei una donna che porta questa, la porta ai partigiani. Io mi sono sentita gelare. Perché ho pensato, anche perché era successo. Ed era vera. Io c'era il Marcora che avrebbe il Bertino, avrebbe dovuto darmi un fucile mitragliatore da portare a questi nel Cavallone. Ma io avrei dovuto non portarli a Cavallone, no, lasciarli a Legnano, da un tale a Legnano. E gli ho detto, fa un pacco per bene, di modo che possa metterlo dietro, eccetera. Invece lui me l'ha infilato dentro in un sacco di carta, quelle per i mangimi, roba così. Ed era evidente cos'era, ecco.
per di più, insomma, era mezzo smontato, mezzo, insomma, una cosa che mi sono arrabbiata e ho detto, beh, insomma, ormai il programma aspetta, non posso non andare. E sono presa la bicicletta, ho fatto Veruno, poi sono andata giù a San Giorgio, su Legnano. Io ho dovuto fare una volata perché era mezzogiorno e stavano per uscire gli operai dalla fabbrica, la c'era quella fabbrica, Tosi, non so come si chiamasse. E io avevo il terrore, dico, che la gente mi vedesse. Finalmente sono riuscita, mi è cascata, allora tira su sta roba, mettila dentro, mettila fuori ancora. Poi finalmente sono arrivata a Legnano, all'appuntamento giusto, ho consegnato. Io ho tirato il fiato, però quando questo mi ha detto sta roba, mi sono venuti i brividi, E dunque questo era febbraio. Febbraio del 44, perché c'era tanta neve, un freddo che non vi dico. E c'era questo che sentivo che dice, bisogna far fuori il Tucci, perché è lui che sobilla Peppo, che Peppo era mio fratello. Una volta fatto fuori quello, poi dopo gli altri li mettiamo a posto noi. E allora io vado al mattino, dico, al mattino subito dico a Peppo, c'era lì un giorno, dico a Peppo, guarda che corro lì, la spia. Don Giuseppe era venuto su perché voleva parlare con questi gruppi partigiani. Voleva fare un gruppo che fosse omogeneo e che servisse allo scopo suo. Io lì ho scoperto lo scopo di Don Giuseppe. Non so se è il caso di dirlo, no. Lui voleva rifare la Democrazia Cristiana. Ecco, per cui dopo con lui siamo fatti il giro, lui in tutti i paesi è andato a parlare con tutti i preti di tutti i paesi, siamo andati in Azzina, siamo andati a Caprezzo, siamo andati in tutti questi paesi della montagna e lì ho avuto la netta sensazione che lui volesse, perché allora c'era ancora il Partito Popolare, ecco. E questo cominciava a darmi un po' di dubbi, insomma, eccetera, insomma. Comunque, questo. E poi, quando siamo scesi, hanno arrestato Don Giuseppe, perché questo qui aveva capito che veniva da Cugiono. Quando siamo scesi? A Cugiono. A Cugiono, sì, l'hanno arrestato subito. Hanno arrestato lui, e poi, no, lui solo. E di me non era riuscito a sapere chi ero, per cui è andata liscia. Poi Don Giuseppe... La scampata bella. Ecco, e poi è sceso, Don Giuseppe è stato liberato, è stato messo dal vescovado, se era vescovado non lo so bene, a Varese. E io sono andata lì a Varese per sentire cosa gli avevano chiesto e questo. Questo quando mi vede dice, ma guarda, tu vai via, non ti far vedere, perché guarda che non hanno capito, però ti stanno cercando, mi hanno chiesto tante volte di te. E io dicevo sempre che io te l'avevo incontrato sul treno e non sapevo. Guarda che io ti ho mandato a dire di non farti vedere, invece nessuno me l'aveva detto. E poi Don Giuseppe, dopo io sono andata, ho dovuto andare via da casa, non mi sono più fidata a stare a casa, ecco, perché io qui quello in fretta a trovarmi. A casa Cugiono, quindi. Sì, a casa Cugiono, per cui sono andata a stare, che mi aveva detto forse lui, non so bene, a casa del Vignati. Cugiono? No, a Bustarsizio. E allora sono venuta qui da mia nonna e sono stata qui fino a maggio-giugno. Parla sempre di 44. Nel 44, sì, andavo, facevo quello che mi dicevano di fare, facevo la staffetta, insomma, quello che facevano le donne, perché le donne erano quelle che avevano questi compiti, soprattutto perché erano quelle che potevano muoversi. Infatti io dico sempre ai ragazzi, se non c'eravamo noi, è vero, certo. Veramente se non c'erano... Erano quelle meno controllate. Erano le meno controllate, potevano muoversi, potevano, certo, insomma, Dio, se poi ci beccavano era... Era nera brutta. Eravamo donne, allora sì, eravamo veramente donne. Guarda, c'è una ragazza qui di Cambiasca che l'hanno presa aveva 17 anni, una bella ragazza con due occhi verdi. Sai che è successo? Solo pensare. E quando non era più presentabile a Novara, non era più presentabile come cadavere, l'hanno buttata nella gogna nuda, ne gliel'hanno fatte d'ogni. Sì, forte, molto sotto le torture, per cui si immagina. Sì. Ecco, beh, e allora io per qui giravo un po' avanti e indietro. E poi a un certo momento le cose diventavano un po' spesse anche qui. Allora è trovato su in montagna.
dico, farò qualcosa adesso che aiuterò a assumere i partigiani. E difatti sono andata, allora c'era la Battisti, ecco, mio fratello era già venuto via dal Cavallone ed era venuto giù a Ungiasca ancora. Io parlo prima del rastrellamento, sì, prima del giugno. Sì, questo proprio prima del giugno, sì, proprio in quei giorni lì, per seco poco. E lui era giù a Ungiasca, sì, era giù a Ungiasca. E però avevano messo una tenda in un bosco, mi pare, e stavano lì, c'era Tucci, c'era Lugo, c'era altri chi erano, non mi ricordo, ma c'era Bagat. Pace l'anima sua, non era una bella Bagat calzolaio? Sì, Bagat come calzolaio, ma il nome di battaglia è Bagat. Era matto, era uno che era capitato per caso, perché non poteva capitare in qualsiasi altro posto. Quando arrivavano i ragazzi così, arrivavano, erano dei perfetti fascisti, perché avevano fatto 20 anni di fascismo. Dopo imparavano su, imparavano a cantare, imparavano anche la democrazia, per cui dopo diventavano, ma quando arrivavano non cominciavano a dar del lei agli ufficiali. Allora questi gli dicevano, guarda che qui non ci si dà del lei, ecco. Ecco, queste sono cose molto interessanti. Certo, perché è questo veramente, perché veramente facevano scuola in questa maniera i ragazzi, imparavano la democrazia che loro non sapevano neanche cos'era. Poi c'erano le discussioni, alla sera si cantava ma si discuteva anche, e allora magari venivano fuori le cose più sceme, più stupide, però venivano fuori anche l'apertura mentale, insomma, di questi ragazzi e di tutti noi anche. Finché finito il rastrellamento, allora bisognava metterci tutti d'accordo, tutti mi dicono, guarda, vai a avvisare tutti, perché io ero la solita donna che poteva muoversi di notte, che poteva, vai a avvisare tutti i gruppi che il giorno tale, cioè domani o giorno tale, bisogna trovarci per andare tutti a Scareno. Che? Scareno è in Val di Strasco, un paese straordinario, che ci ha aiutato in una maniera incredibile. Ci ha dato da mangiare, ci nascondeva, ci veniva a cercare quando c'erano le puntate, ci avvisavano quando c'era una cosa incredibile quel paese, un paese meraviglioso è stato, veramente, non una spia, niente, tutti che ci aiutavano, Scareno. La sarta che ci faceva tutti i vestiti, ci aggiustava, ma una cosa incredibile questa gente proprio. Che quando c'era i rastrellamenti andavano in giro a gridare a chiamare le pecore, noi capivamo che invece chiamava a noi, ecco, che era, per cui veramente un grande paese, proprio un paese da medaglia d'oro, ecco. Poi lì ho cominciato a fare un po' di tutto, a fare l'infermiera, far da mangiare quando capitava qualcuno che stava male. Da lì in avanti lei è stata su. Ecco, io sono sempre rimasta su in montagna fino al 21 siamo scesi a Intra. Sto parlando dell'aprile del 40. Sì, la prima volta siamo venuti giù e io sono venuta giù perché poi avevamo organizzato bene l'infermeria. Il nostro dottore aveva fatto 3 anni di medicina. Ed era il dottore. Era il dottore quello lì. E, però insomma. Ci aggiustavamo, ci faceva lezioni, perché nel frattempo è venuta su anche un'altra ragazza di Oggebbio, da Rosettona, e allora ci faceva lezione. Niente, le cose assurde succedevano perché io non capivo niente, non sapevo niente, facevo tutto magari mettendoci un po' di buon senso, insomma, ecco. Prima siamo stati a Scareno, poi l'infermeria all'ultimo tempo l'abbiamo portata da Urano, perché il comando è andato a un po' Urano e un po' Esio per essere più vicini alla ci si capiva, insomma, che ormai erano gli ultimi tempi, ecco. E difatti al 21 ero scesa con gli altri come infermiera che non ero affatto, scesa con gli altri al 21 per prendere Inta. Non eravamo allegri noi partigiani, sì, però insomma avevamo capito che qualcosa c'era scappato, che in fondo noi avevamo speranza di qualcosa che poi non sarebbe, ci siamo subito resi conto che non sarebbe più successo, che non sarebbe successo quello che noi speravamo, quello che noi sognavamo quando le sere ci raccontavamo, ci facevamo le domande e le risposte. Questo non lo abbiamo capito subito. Per cui eravamo tutti un po' tristi, non eravamo allegri, niente.